Siamo all'appuntamento con la nostra intervista. Francesco Cristino ha incontrato la pianista Gloria Campanè. Vediamo. Più talentuose della sua generazione, a 27 anni è già una star internazionale, Gloria Campanè, che in queste immagini vediamo decisamente precoce. Sì, in questo video credo di avere solo 5 anni, però devo dire da bambini la paura non si sa che cos'è. Stavamo giocando tutti a nascondino, mi ero anche sporcata un po' il vestitino, un po' un ginocchio e mamma ha detto Gloria, Gloria, devi... E tocca a te, sei la prossima, quindi insomma sono uscita dalla mia tana o dove mi stavo nascondendo, ho cercato di concentrarmi un po' e puff, sentiamo forte. Quando si decide poi di portare la musica sul palco, portare i nostri grandi capolavori appunto su un palcoscenico, offrirle a un pubblico, a quel punto la responsabilità diventa non più solo, diciamo, la tua, sei portavoce di una grande letteratura musicale. Dovunque vai cerchi sempre di coinvolgere i bambini. Hai suonato Schumann anche in una favela brasiliana. Sì, perché penso che i bambini veramente siano un filtro per la musica pazzesco. Cioè, c'è questa purezza nell'infanzia che percepisce il messaggio musicale, secondo me, nella maniera più forte che qualunque altro creatura, qualunque altro essere umano più adulto. E io questo me ne sono accorta, bambini che non sanno neanche cosa sia, in quel caso nessuno aveva mai sentito prima d'ora uno strumento, mai visto qualcuno suonare un pianoforte, e sicuramente non credo che nessuno abbia mai sentito qualcosa di Robert Schumann laggiù. Fin da bambina ho sempre fatto un sacco di movimenti, mi muovevo tantissimo. E chiunque dei miei insegnanti diceva, oh mia, ma Gloria, qui perderai il senso di quello che stai facendo. Infatti così accadeva. E siccome ho sempre voluto muovermi tanto, come se facessi un ballo, se danzassi con il pianoforte, avevo dovuto fare di tutto, tra libri in testa, borse sulle braccia, scope, manici di scopa dentro la maglietta. Insomma, continuo a sentire di aver bisogno di muovermi, di interagire con la musica, quindi io ci voglio ballare insieme. Yeah.